Per l'ospedale Morelli di Sondalo il ripristino dell'assetto pre-Covid è imminente. Le tre alte specialità, ovvero chirurgia vascolare, chirurgia toracica e neurochirurgia, saranno riportate da Sondrio al presidio dell'Alta Valle entro fine luglio. Insieme all'assessore al welfare, a Sondrio oggi è arrivata anche la conferma della notizia più attesa. Letizia Moratti stamane ha incontrato anche i sindaci dell'Alta Valtellina e quelli in rappresentanza delle aree distrettuali di Chiavenna, Morbegno, Tirano, Bormio, Sondrio e Alto Lago. Per l'Alta Valle lo spettro di perdere l'ospedale di riferimento proprio, ma anche di turisti e sportivi, sembra davvero scongiurato. Confermato il rientro delle tre specialità all'ospedale Morelli di Sondalo entro l'estate. Chiaramente il tutto passerà tramite la predisposizione di un cronoprogramma. Sappiamo tutti che ripristinare un ospedale da tempo non più funzionante dal punto di vista chirurgico non è una cosa semplice, però quantomeno ci sono state date le rassicurazioni e la conferma che tutto tornerà alla situazione ante-Covid entro l'estate. La volontà di Regione Lombardia di identificare degli spazi in tutti gli ospedali per la gestione del Covid o comunque per la gestione, si parla anche di future pandemie, senza andare a interrompere un'altra volta tutte quelle che sono le attività ospedaliere. Rispetto a forse gli incontri che sono stati nel passato, ci sono state date risposte precise, molto più tecniche, di conseguenza molto più rassicuranti rispetto a quello che è stato il passato. Quindi adesso attendiamo, come anticipato, il ripristino di quelle che sono le altre specialità e poi si ragionerà sul futuro dell'ospedale. Una cosa molto confortante, vuol dire quindi che Regione ci crede e adesso aspettiamo sicuramente entro tempi brevi soprattutto la certezza che questo venga attuato, come è stato detto dall'assessore Moratti. Sondalo dunque potrà essere riferimento anche in futuro per la cura di malattie infettive, ma senza perdere il proprio ruolo di ospedale tout court. Interventi sul Morelli in particolare per quanto riguarda centri di ricerca, centri di studio per malattie infettive, che è un po' la continuità di quello che è stata la nascita del Morelli il secolo scorso, quando era stato costituito proprio per combattere la TBC. Che nell'incontro di oggi si siano gettate le basi per un ripristino effettivo, chiaramente i tempi saranno necessari perché è un'operazione particolarmente complessa, soprattutto dopo un periodo come quello del Covid che ha stravolto le attività di tutte le realtà ospedaliere italiane e quindi anche della nostra provincia di Sondrio. C'è stato un cambio di passo, però ripeto, stiamo attenti, controlliamo la situazione e verifichiamo che quanto ci è stato permesso venga effettivamente realizzato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Soddisfazione anche da parte del sindaco del capoluogo, con la speranza che gli scenari prospettati dall'assessore regionale al welfare permettano anche ai sindaci di lavorare insieme in tema di sanità provinciale. Ho trovato una persona preparata che conosceva la nostra realtà. Quindi adesso noi ci aspettiamo che tutte, diciamo, le aspettative che il territorio ha, pian pianino, se il Covid ci lascerà lavorare, vengano poi calate a terra. Il territorio deve lavorare in modo unitario. Siamo pochi, pochi ma buoni potremmo dire, e quindi dobbiamo essere molto uniti per portare avanti le nostre istanze.